Insieme a me ci sono il direttore dell'ufficio studi della FIBE, il dottor Luciano Sbraga, e Gianni Ferrero, che è direttore della consulta per le persone in difficoltà. E di che cosa vogliamo parlare? Vogliamo parlare appunto di come possiamo immaginare che questa frontiera, questa nuova frontiera nella relazione con il cliente, che è l'interesse più generale da parte degli operatori del settore, delle imprese di questo settore, come però questo aspetto si interfacci anche con le esigenze specifiche di alcune particolarità come il turismo accessibile. Diciamo che nel settore dei servizi il rapporto con il cliente a creare un valore di esperienza fondamentale per la soddisfazione, la fedeltà e quindi per l'economia dell'impresa. Va sottolineato però che l'attenzione al cliente è una filosofia che ispira generalmente, dovrebbe ispirare tutte le attività di servizi e non è quindi specifica solo di questo settore. Nei confronti del cliente con esigenze specifiche non è che si chieda un comportamento diverso da quello che normalmente dovrebbe caratterizzare una corretta gestione della relazione con il cliente. La differenza però è data dal fatto che i bisogni espressi dalle persone con disabilità, ad esempio, sono più articolati e complessi, quindi per essere compresi in pieno, soddisfatti al meglio, necessitano di competenze specifiche e di adeguate professionalità. Sì. Diciamo che i clienti con esigenze specifiche corrispondono a una casistica amplissima e con una serie, direi, molto varia di esigenze. Questi clienti, dicevamo, richiedono un trattamento particolare, identificabile per esperienza, ma soprattutto e sempre con una speciale attenzione a non generalizzare, una disponibilità a modificare il proprio comportamento, ad adottare sempre soluzioni specifiche. Queste nuove relazioni con il cliente e la personalizzazione, perché la cultura del rispetto all'attenzione del cliente oggi si impone come un requisito fondamentale ed è necessario quindi che sia fatta propria dall'impresa, dall'azienda. Quindi riprendere questa cultura del cliente e della relazione però non è, come tutti sappiamo, un processo molto semplice. Da un lato ci vuole la volontà da parte, la seria volontà da parte dell'azienda di intraprendere la strada del perseguimento del valore aggiunto attraverso la gestione della relazione del cliente, dall'altro il coinvolgimento anche delle associazioni datoriali insieme alle associazioni di disabili, che è quello che proprio recentemente la FIBE ha cominciato a fare con una sua presenza all'interno dei comitati che affrontano la materia del turismo accessibile e con più stretti rapporti che speriamo di intensificare con le associazioni, proprio per far comprendere anche alle nostre imprese questa esigenza nel fare poi delle scelte appropriate. Diciamo che l'orientamento al cliente sappiamo che è un fattore critico su cui basare una strategia che contribuisca allo sviluppo di un vantaggio competitivo e all'aumento della redditività dell'impresa, quindi c'è un interesse non solo ad affrontare temi etici, ma anche quello per le imprese di perseguire anche un obiettivo di economico, di business, quindi le due cose possono, a nostro avviso, facilmente coniugarsi. Il primo passo è quello di capire, in questa strategia è quello di capire i clienti, e capire i clienti non significa soltanto garantire il loro livello di soddisfazione generale, ma soprattutto considerare il valore percepito nell'utilizzo dei prodotti e della fruizione dei servizi. Poi mi avvio magari a dare anche spazio agli altri perché sappiamo del tempo, ma cosa si intende per cultura dell'accoglienza o con termini dell'accoglienza che sono termini che molto spesso
vengono ripresi. Beh, in generale il quadro dell'accoglienza comprende tutto quanto serve o concorre a mettere a proprio agio il turista, il cliente, e a fargli vivere compiutamente un'esperienza, nel nostro caso di ristorazione, di intrattenimento, di svago, che naturalmente fa di me la volontà di ritornare, la volontà di partecipare. Nel caso del turismo accessibile, l'accoglienza raddoppia il suo valore ed un operatore dovrebbe avere una reale conoscenza del livello di accessibilità della propria struttura in tutte le sue parti. Ecco perché per interagire in maniera corretta con questo tipo di clientela, per sviluppare proposte accessibili di qualità, è necessario che gli operatori di questo settore siano formati alla relazione con questo tipo di clientela, quindi che abbiano le competenze professionali per accoglierli in modo corretto. Molte volte queste cose avvengono in maniera episodica, in maniera diciamo estemporanea, ma non in senso negativo, perché le imprese, per l'esperienza, sanno anche far fronte a queste esigenze diverse di clientela. Però noi pensiamo che una federazione come la nostra debba coinvolgere i propri operatori per far sì che questo diventi uno strumento, cioè quindi la cultura dell'accoglienza, che partendo anche dall'idea delle difficoltà che un certo tipo di clientela può richiedere, però a tutto campo si espanda in un miglioramento della cultura dell'accoglienza a 360 gradi. E quindi il messaggio da divulgare è che la soddisfazione del cliente è il punto centrale attraverso il quale ruota l'intera organizzazione e che ognuno è responsabile nel soddisfare i propri bisogni. E per fare questo, naturalmente, come federazione stiamo pensando di affrontare alcuni aspetti, chiamiamoli di natura istituzionale, quindi rapporti che abbiamo già con i ministeri competenti e con le organizzazioni del turismo accessibile, e avere un ruolo anche, far svolgere un ruolo anche al sistema della bilateralità, di cui la FIBE insieme alle organizzazioni sindacali e lavoratori e alle altre organizzazioni del turismo è protagonista, per consentire anche a chi segue dal punto di vista dei lavoratori di comprendere al meglio l'azione che si vuole svolgere. E poi si possono individuare, come del resto abbiamo visto già nel lavoro che è stato fatto presso il Ministero, sarebbe interessante che si incentivasse anche una cultura dell'accoglienza, magari con dei percorsi che possano premiare chi si adegua o chi risponde in misura migliore ai bisogni di questo tipo di clientela. Per fare questo stiamo cercando di sicuramente tecnicamente meglio di me Gianni Ferrero, stiamo cercando di strutturare dei percorsi formativi all'interno, quindi utilizzando le risorse che il sistema in qualche modo mette a disposizione con i fondi interprofessionali, il nostro si chiama Forte, e quindi pensiamo come fine che questa operazione intesa a valorizzare la cultura dell'accoglienza, a valorizzare la cultura dell'accoglienza anche e soprattutto nei confronti di persone con problemi specifici di disabilità, possa essere veramente una nuova frontiera da affrontare, che, ripeto, non si fermi soltanto appunto a, anche perché molto spesso nelle organizzazioni disabili abbiamo capito che queste persone poi hanno in molti casi le stesse esigenze, come ho detto prima, solo più articolate, che hanno tutto il resto del clientele. Quindi, visto dal punto di vista dell'impresa, significa un migliorare a 360 gradi, come dicevo prima, la cultura dell'accoglienza, che diventa un fattore importante, un fattore strategico per molte imprese. Io mi fermerei qui, Luciano Sbraga per alcuni, credo,
ma spunti di, anche di dettagli, insomma, allora, qualcuno inizia.